Istituito in corso Vittorio Emanuele, il senso unico di marcia e le strisce blu che permarranno per tutto il periodo dei lavori della Grande Piazza. Una decisione quella presa dall'amministrazione comunale per sopperire alla carenza dei posteggi dovuta alla presenza del cantiere per cercare di mitigare i disagi degli operatori commerciali e degli enti del centro storico. La tariffa oraria del posteggio a pagamento, così come nelle altre aree ZTL della città, è di 77 centesimi, mentre è di 25 centesimi per la sosta di 19 minuti. Abbiamo voluto dare ordine in questo senso, visto che c'erano delle difficoltà o addirittura chi parcheggiava la macchina lascia la macchina lì tutta la mattinata e poi ci si lamenta del discorso che mancano parcheggi. Io ritengo che sia più opportuno. Da un lato praticamente abbiamo creato una parte con le strisce blu per compensare quelle che per certi versi sono venute a mancare per i lavori che stiamo facendo. Una parte invece sarà un posteggio libero e quindi sarà a cura, diciamo, dei cittadini, sarà un mordi e fuggi, mi auguro, per poter sfruttare, poter andare negli esercizi commerciali o poter sfruttare le problematiche che devono servire per andare negli uffici e quant'altro. Ritengo che sia un problema per questi mesi, giusto appunto per i lavori che stanno facendo. La scelta delle strisce blu è al solito un lavoro fatto in funzione del contratto che vale con coloro i quali hanno l'appalto di questa forma di posteggio. E una parte è riservata, è un parcheggio libero, quindi non sarà tutte strisce blu, una parte è strisce blu e un'altra parte praticamente parcheggio libero, così come succede in tutta la parte della città. Abbiamo chiesto ai Nisseni e agli operatori commerciali del corso Vittorio Emanuele la loro opinione in merito all'istituzione delle strisce blu. Provvisoriamente sarebbero buoni, però siamo sempre là, con questa piazza chiusa non c'è niente da fare, sia per i commercianti che anche per le persone. I negozi vanno più indietro che avanti. Le strisce blu vanno benissimo. Solo che c'è un piccolo errore per quanto riguarda questa piccola viabilità, perché venendo da Santa Barbara evidentemente non si può rientrare di nuovo qua. Quindi c'è un divieto di transito che è messo in via Giacomo Giannone Pugliese. Quello se lo tolgono penso che la cosa sia positiva. Io penso che le strisce blu non vadano bene, anche perché noi commercianti della strada abbiamo fatto la richiesta scritta con una petizione al comune, con scritto che volevamo il parcheggio a 30 minuti libero. In questo modo garantivamo a tutti i consumatori un tempo minimo per fare acquisti, per sbrigare faccende al comune o quant'altro, e successivamente agevolare anche la situazione che c'è in questo periodo a Caltanissetta. Io penso che non lo dovrebbero fare. Anche perché hanno creato il disagio della piazza, ora ci vuole pure quest'altro disagio, anche i negozi non sanno quello che fare, praticamente anche per prendersi un caffè uno lascia la macchina e si va a prendere il caffè, così non lo può fare.